Chipotle. E ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami DD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo episodio un po' strano per questa serie. È un tutorial dove vi spiegherò come installare la Pixelmon 3.5.1 per venire a giocare con noi su questo fantastico server su cui stiamo giocando, ma non solo, vi dirò alcune dritte e soprattutto una mod da installare per laggare di meno, perché ho letto che molti di voi hanno problemi di lag, molti non riescono a installare tutta la roba necessaria per arrivare sul server, alcuni vogliono giocare, soprattutto Fading. Questo tutorial lo sto facendo per te, mi aspetto i big money, ok? Almeno 1500 sul server della Pixelmon. Se non ce li hai, fai una colletta, perché ormai il video è uscito, quindi so cazzi tua. Ma non perdiamoci in mille chiacchiere. Io ho solo scaricato la mod della Pixelmon, comunque vi farò vedere. Oh mio Dio, io essere un poco daltonico. No, daltonico è quello dei colori. Io ho già scaricato a Pixelmon, vi farò vedere da dove scaricarla. E ora mi appresto a scaricare, ragazzi, la Forge, la Fastcraft, e l'IP ce l'abbiamo, ok? Quindi cominciamo subito. Let's go! Partiamo dalla prima mod che ci serve. Ragazzi, visto che c'è la webcam sulla barra di Google, quindi voi non leggete una beneamata minchia di quello che c'è scritto, io comunque vi lascerò i link in descrizione, però per il momento seguitemi. Allora, scrivi... Dove stai? No, non mi si deve bloccare Google proprio mo. Scrivi download Pixelmon 3.5.1. Nella maggior parte dei casi il primo sito è quello che va bene. Comunque il sito è pixelmonmod.com/downloads.php. O basta che andate sul sito della Pixelmon, cliccate su download semplicemente, ragazzi, e vi porta a questa pagina di download. Ora scorrete in basso. Ci dovrebbero essere delle mod, cioè delle versioni. Il primo numero sulla sinistra deve essere 3.5.1, il secondo numero deve essere 1.7.10 e vi dice che è unsupported, perché è normale, ragazzi, sono andata avanti con la Pixelmon, quindi le vecchie versioni non le supportano più. In particolare ci interessa la versione dell'11 11 15 2015, sarebbe 15 novembre del 2015. Scaricate qui a destra, sono un 170 MB di mod, una cosa del genere. Quindi ho cliccato, poi pulsante verde, download Pixelmon 3.5. Cazzi! Ok, ora me li scarica, ma io stoppo perché già ce l'ho, perché questa è lunga da scaricare. Detto questo, abbiamo la Pixelmon. Ora ci serve però Forge. Per trovare Forge, basta scrivere su Google download Forge 1.7.10. Quindi andate sul sito files.minecraftforge.net/cazzi e mazzi e andirivieni. Comunque ve lo metto in descrizione, ragazzi, questo è lungo come link. Il sito Forge, cioè, basta che vedete in alto ci sono le varie versioni. Se siete venuti sul sito Forge da altra parte, cliccate su 1.7.10, 1.7.10 di nuovo, non su 1.7.10 pre-4 o 1.7.2, 1.7.10. Vi si aprirà questa pagina. Scaricate nel box di destra quelle raccomandate, ragazzi, non le latest, le raccomandate. In pratica abbiamo bisogno della versione di Forge 10.13.4.1558. Qui cliccate sul box installer, quindi questo qua con la scatoletta. Questa la scarichiamo perché è più breve e quindi la posso scaricare in diretta con voi. Basta che te muovi però a scaricarla. Ok, vi porta sulla pagina di focus della pubblicità, voi skippate la pubblicità e parte il download. Ecco, vedete, se vi dice, attenzione, questo file potrebbe danneggiare il vostro computer, oh my god, gli dici, fucking Windows, conserva this file, ok? Molto semplice. Abbiamo scaricato anche Forge. Poi andiamo a cercare la Fastcraft, quindi scrivete download Fastcraft 1.7.10. E il sito su cui dovete andare è Minecraft Mods Course. Quindi mods.course.com, Minecraft Mods, Miscellaneous, e insomma il sito della Fastcraft. Qui dovete cliccare sul pulsantino qui giallo Download Now.
farà partire un conto alla rovescia come tutti i siti dove fate un download e vi chiederà Windows: oh mio Dio, stai per scaricare un file che può essere dannoso, e tu fai fucking Windows again, conserva. Ok? Quindi dovete essere un po' brutali con Windows, ragazzi. Detto questo, possiamo partire con l'installazione. Ah, ragazzi, io non vi dirò dove procurarvi Minecraft, perché se siete premium lo scaricate dal sito Minecraft, non mi fate fare il tutorial, cioè voglio dire, ci sono 150.000 milioni di tutorial in giro per il mondo. Se invece siete SP, siete già abbastanza bravi per scaricare il vostro Minecraft preferito da dove cavolo volete, vabbè, Kinect Launcher, quello che caspita volete. Quindi, apriamo Minecraft come ho già fatto io. Assicuriamoci, possibilmente di non avere profili, però se ci avete già giocato sicuramente avete già dei profili. Detto questo, la prima cosa da fare è prendete un profilo oppure ne create uno nuovo. Dai, creiamone uno nuovo. Creiamo un profilo nuovo. No, non esistono copie di Mammoth, quindi non mi scassare i coglioni. Selezionate, quindi qua li mettete che il profilo, il nome del profilo che volete. Qua mettete la release, la 1.7.10, dopodiché fate Open Game Dir. E questo è il firewall che mi scassa i coglioni. Installazione, aggiornamento. No, non mi scassare i coglioni. Consenti, su e basta. Non mi scassare le balle. Sì, vabbè, ragazzi, mi si stanno aprendo tutte queste cose, ma perché c'è un firewall che rompe le palle. Ma tranquilli, basta che fate open. No, ma perché sono un pirla? Dovete fare save profile. Detto questo, clic su play. Perché questo? Prima di installare le mod, noi dobbiamo farli scaricare al launcher. Il nostro Minecraft, il nostro Minecraft versione 1.7.10. Altrimenti, su cosa andiamo ad installare Forge, Pixelmon, Fastcraft e cazzi e mazzi? Quindi aspettiamo che si avvia, dopodiché lo chiudiamo e ritorniamo a questa schermata. Per i più negligenti, che nonostante quello che dico non lo fanno, vi faccio vedere che io ho avviato Minecraft, ma poi faccio quit game, ragazzi. Non saltate questo passaggio, se no non vi funzionerà mai. Detto questo, riapriamo il nostro Minecraft, quindi ora abbiamo la versione 1.7.10. Rotto le palle. Abbiamo la versione 1.7.10 installata. Infatti, per fare questo controllo, selezionate il profilo che abbiamo creato 1.7.10. Sulla destra vedete dice Ready to play Minecraft 1.7.10. Questo significa che è tutto funzionante nel modo corretto. A questo punto prendiamo Forge. Double click, doppio click su Forge e installer, e ci dovrebbe chiedere dove lo vogliamo installare. Esatto, install client, le altre due non ci interessano. Andiamo qui e selezioniamo, dovrebbe essere punto Minecraft, ragazzi, però dipende, se voi non l'avete installato sul punto Minecraft, il vostro Minecraft potreste dover cambiare percorso. Se avete fatto tutto normale, senza fare strane cose, basta che voi fate ok e va. In ogni caso, se cliccate qui, vi fa scegliere dove. Consenti. Vi fa. Che palle che sei. Vi fa. No, ragazzi, io l'ammazzerò questo firewall. Vi fa scegliere, vedete, punto Minecraft. Voi basta che fate così, apri e lui lo piglia, voglio dire. Quindi andate a cercare la cartella in cui c'è Minecraft e selezionatela. Dopodiché fate ok. Lui installerà. Cioè, è stata un'unione fra installare e scaricare. Inscalerà, hashtag inscalerà, ragazzi. Hashtag inscalerà perché è arrivato fino a questo punto del tutorial. Inscaleranno, non ci posso ancora credere. Appena finito di inscalare la mod, quindi la forge, fondamentalmente, vi dirà successfully, quindi sono state prese 11 librerie. E voi dite: grazie mille, sei proprio un fego della Madonna, mamma mia. Detto questo, possiamo cancellare il log che vi ha creato sul desktop e il file di forge non ci serve più, quindi lo cancelliamo. Ora andiamo su, percento, updata, percento, Minecraft, versions, no, ho detto una cazzatas. Ah, comunque in version, vedete, vi ha creato un'installazione di Forge, quindi che poi utilizzeremo ora per avviare le mod. Dobbiamo creare la cartella mods, però
Però, per evitare di far casini, perché so che alcuni di voi poi sbagliano, non digitano bene, che facciamo? Andiamo a fare un edit profilo della 1710. Release 1710. Scorriamo in basso, in basso, in basso, in basso, in basso. No, in alto, in alto, in alto, in alto, in alto. No, dove cazzo sta Forge? Dove mi hai messo Forge? Ragazzi, scusate. Ho saltato un passaggio. Dovete chiudere il launcher di Minecraft, perché sennò Forge non ve la rileverà mai, perché ovviamente voi avete fatto delle modifiche, quindi dovete permettere al vostro launcher di farvi rilevare Forge. Oggi non so parlare. Quindi andiamo sul nostro profilo 1710, Edit Profile. Questo lo chiamiamo 1710 Forge, ma giusto per noi, ragazzi, potete chiamarlo pure Cippalippa o Pippo fa la cacca, cioè non me ne frega niente. Scorrete in basso, in basso, in basso, in basso e trovate la release di Forge. Fate Save Profile. A questo punto vedete sulla destra è cambiato qualcosina. Noi facciamo play perché ci carica, diciamo, il Minecraft moddato e ci crea tutta una serie di cartelle. Spero di non dire una cazzata, se ricordo bene. E così ci crea tutta una serie di cartelle nel nostro, nella nostra installazione di Minecraft, che ci permetteranno di non fare errori quando andiamo ad installare le mod. Quindi ora vedete, è cambiato anche il modo di caricare, eccetera eccetera. Ah, vedete, ora ci dirà addirittura che ci sono tre mod attive, che sono Minecraft Coder Pack, Forge Mod Loader, Minecraft Forge. È normalissimo, ragazzi, sono quelle standard per la Forge. Possiamo uscire di nuovo, tornare nella percento updata percento Minecraft. Vedete, ci ha creato la cartella mods. Quindi nella cartella mods a questo punto andiamo ad incollare la nostra Fastcraft e la nostra Pixelmon in maniera molto molto semplice. L'ideale, ragazzi, sarebbe che voi create una cartella 1.7.10. Se avete altre versioni di Minecraft, questo vi permette di non farne andare in conflitto le mod, quindi createla. Detto questo, chiudiamo il launcher, come ho già fatto, e lo riavviamo. In questo modo facciamo partire il nostro Minecraft moddato. Quindi, questo ora lo chiamo Pixelmon, ma vi ripeto, è solo per me, è solo una questione mia personale. Qui non dobbiamo toccare nient'altro, perché se avviate Forge funziona tutto normalmente. Quindi, clicchiamo sul tasto play. Ora ci dovrebbe caricare non solo Forge, ma anche la mod Pixelmon e Fastcraft. E verificate se le mod le sta caricando, ragazzi. È importantissimo, molto 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 importante. Eccoci qua, siamo nel launcher. Come potete notare, 5 mods loaded, 5 mods attive. E sono quelle 3 di prima, più Fastcraft, più Pixelmon. Quindi ora siamo perfetti. Perfetti per andare sul nostro server preferito, in questo caso, ragazzi, il WhenGamersFail, ipmc.whengamersfail.it, se non ricordo male. Spero di non fare epic fail. No, me lo sono ricordato giusto. Io ora faccio il login nel server per farvi vedere che funziona. Però vi nascondo il momento in cui faccio il login, perché sennò poi mi rubate la password. Vedete, vi chiedo di fare il login. Io stoppo un attimo. Ho fatto il login e sono entrato nel server. Ragazzi, ora possiamo entrare tranquillamente in PokeCraft. Vi faccio vedere che entra e non avete problemi. L'unica cosa, una sola cosa, ragazzi, io vi ho fatto installare la Fastcraft perché alcuni di voi hanno problemi di lag. Quindi installando la Fastcraft risolverete i problemi di lag. Però potrete incorrere in un altro problema, ovvero che ogni volta che andrete allo spawn vi potrebbe crashare. A meno, io l'ho tolta la Fastcraft perché mi dava questo problema qui. Però, ragazzi, voglio dire, meglio crashare una volta di più che giocare laggando. Quindi scegliete voi che cosa volete fare. Comunque sto testando se... what the f... ah, il breeding, ok. Se io faccio slash spawn, no, non mi sta crashando. Se io faccio slash home, no, non mi sta crashando. Se io faccio slash spawn, no, non mi sta crashando. Se io faccio slash home, no, non mi sta... spawn. Ragazzi, lo faccio impazzire. Crasherà prima o poi, se deve crashare. Se no, ragazzi, vuol dire che abbiamo fatto tutto correttamente e non abbiamo nessun tipo di problema. Mi raccomando, se sei arrivato fino alla fine di questo video, lascia il tag no lagging,
l'hashtag NoLagging sotto in descrizione. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, commento, semplicemente condividi con i tuoi amici questo video. Ci vediamo su questo server quando vuoi, o meglio, quando riesco ad esserci, per te quando vuoi. Mi aspetto i 1500 money da Fading Wall. Ci vediamo nel prossimo video, il video che uscirà domani, ragazzi, The Forest, se non ci sono problemi. E ciao a tutti.